Ragazzi, benvenuti, bentrovati sul mio canale, io sono Magnus. Oggi uscivano tre nuovi pacchetti con una catastata di nuovi personaggi. Siamo sempre qui su LEGO DC Super Villains. Escono i personaggi per ciò che riguarda super criminali e supereroi della DC e anche quelli oscuri della Justice League. Sono in pratica tre pacchetti a pagamento, se avete il Season Pass tutto gratis, e ogni pacchetto ne contiene 6, soltanto quello degli oscuri della Justice League che contiene soltanto 7. Quindi in pratica sono 12 più 7, 19 personaggi, sappiamo anche la matematica. Naturalmente scrivetemi sotto nei commenti quale secondo voi è il personaggio più bello tra tutti quelli che andremo a visionare. Naturalmente questo è il video, come sempre, su un bel commento, un bello mi piace. Quindi iniziamo, non ci vediamo in chiacchiere, partiamo con Atomo, che diventa anche piccolo. E sì, infatti dovrebbe diventare a questo... No, dovrebbe diventare a questo punto... Dovrebbe diventare a questo punto anche... Dovrebbe diventare a questo punto anche... No, non ci diventa... Non riusciamo a farlo diventare... Anche... No, non riusciamo a farlo diventare grande. Com'è? Niente. Eccolo qua, è diventato grande. Porca paletta, è enorme. Porca paletta, non è male come personaggio. Vediamo un pochettino che cosa fa. Ok, lo cambiamo da quest'altra parte, diventa anche grande. Allora, anche piccolo mi vola, eh. Ok. Questo modo dovrebbe fare anche il balzo in avanti da terra. Vediamo un po' se lo riusciamo a farglielo fare. Yes, ok. Io le adoro queste cose, mamma mia. Questo è bellissimo, questa parte qua. Sempre uguale come velocità. Ok, non vi preoccupate. Però il suono è diverso. A colpire si colpisce. Perfetto, c'ha lo sparo anche il raggio. Ok, non è male come personaggio. Possiamo anche sostituirlo. E vola anche abbastanza velocemente. Passiamo con Black Lightning. Ok. Ci ha messo un po', però ha capito che doveva diventare... Oh, ok. No, faceva anche la nuvoletta, se non sbaglio. Lo sparo è molto simile a quello di Atomo. Sì. Anche di volo, ok. Anche da questa parte fa le bolle. Ok, colpiamo. Eccolo qua, vedete. Ecco, glielo abbiamo fatto fare. Oh, che figata. Fa anche la protezione. Oh, guardate la forma, è diversa. È diversa la forma, di solito normalmente è un po' fissa. Invece l'hanno fatta in maniera diversa. Ok. Il volo è sempre lo stesso, va bene, non che ve lo dico, però non fa niente. Passiamo avanti e ci mettiamo Flash Eroi TV. Allora, è bello però. Porca paletta, è veramente bello. Guarda qua, hanno fatto anche l'altro effetto. No, mamma mia, io... Per me... Ah, guardate qua. Questa è bellissima. Ok. Vediamo se riusciamo a fargli fare qualcosa. No, niente. Ok, per adesso è quello mio preferito, Non so se sono magari un fan, però è bellissimo. È velocissimo, colpisce anche tutto quello che volete. Vi voglio far colpire un attimo una cosa, vediamo un po' se ci riusciamo, No, da qua non ce la faccio. Forse è qua, forse. Vai. Ok, questo è uguale però, Però forse secondo me esteticamente questo credo che sia il migliore. Vabbè, andiamo avanti. Aspettate, voglio dire un attimo una cosa che fa. Ecco, vabbè, questo lo fa sempre. Per rompere i vetri e cose. Passiamo adesso, ci vediamo. Freccia verde. Sempre Eroi TV. Adesso freccia verde. Infatti. Non è che non mi piace, però. Però fai la super mossa. Beh, te la facciamo rifare. Ok, qualcosa di impegno l'hanno messa a freccia verde. Freccia verde, dato, dovrebbe essere anche abbastanza agile. Ok. Diciamo che sei la brutta copia di Occhio di Fa. Occhio di falco. Però gli hanno messo un po' di mosse agili, che non sono niente male, però non è che ci possiamo sempre lamentare. Ci vediamo, Mr. Terrific. Questo secondo me non fa... bellissimo. Ok, cavolo. Ah, lanci le bombe. No, le bombe sono mine queste. Sì, 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 sì. Scusate ragazzi, voglio fare un attimo una prova, Ah, non morite, siete... No. Neanche se ve le lancio parecchie, no. Ah, almeno la paura ve la... Ok, a questo non gli cade neanche il barattolo. Vabbè, visto Atomo, pareva che dovevamo essere cattivi, c'è niente. Allora, vediamo un po' se riusciamo a fargli lanciare qualcosa di qua.
Ok, allora è molto bella questa cosa, guardate. Chi se ne frega. Perché sembrano tipo dei guantoni. Lo so che arriva la polizia, vabbè, non fa niente. Cos'è quel muso lungo? Qualcuno ha perso il suo. L'attacco pure fa quest'altra parte. Perfetto. E nel frattempo, mentre arrivano anche gli altri, ci andiamo a vedere Supergirl. Tra l'altro ci abbiamo anche. Come si chiama? Ci abbiamo anche la minifigure di Supergirl. Che fai? Ci sei incartato. Faccio che vada Lego Dimension. Ok. Giustamente, forte. Va bene. Vola. Però vola naturalmente come tutti gli altri. Forse gli hanno fatto l'effetto del vento, che negli altri praticamente non c'è. Ok. E basta. Ok, sì. Vabbè, questo l'abbiamo capito e non abbiamo dubbi che lo facciamo. Questo fa anche la super mossa. Vabbè, questa è un'altra cosa che lo potremo fare in un capitolo a parte. Voglio dire, no, non lancia niente però. Vabbè, giustamente, perché dovrebbe lanciare qualcosa. C'è solamente il fatto che congela. Ok. La conosciamo bene, Supergirl. Andiamo avanti e ci vediamo. Wine. Oh, fa anche. No, non credo che faccia la super mossa. No, non credo che faccia la super mossa. Anche qua gliel'abbiamo fatta fare. Eh no, scusami, poliziotto. Andiamo un po'. Ok, questo schianto mi piace perché è diverso dallo schianto, ok. Aspetta, vabbè. Vediamo se riusciamo a fargli fare il cavo. Aspetta, vai. Allora, mi avete stufato, vai. Ok, lo schianto. Non è che mi fa impazzire, però. Voglio vedere se riusciamo. Però perché dove sia agile, perché fa molte cavo. No, non credo che sia agile. Oh, che cosa possiamo colpire? No, mica c'è la super. No, non c'è la super forza. Ok. Vediamo se riesco a fargli colpire qualche cosa. Scusate. Qua dovrebbe colpire. No, qua nemmeno. Avevi detto che sarebbe venuto. Vediamo se riesco a fargli colpire. L'avevo niente. Promesso. Dai. Sì, se me lo fai vedere, però, non mi piace. Vabbè, andiamo avanti e ci vediamo Indaco. Che personaggio strano. È bello, molto bello di colore, però. Ok. A colpire colpisce così. Vola anche. È strano perché c'ha parecchie cose. Vediamo se riusciamo a fargli fare lo schianto, ok. Ah vabbè, questa è la mossa che fai sempre. Vabbè. È sicuramente carino esteticamente, ma niente di che. Passiamo presto e ci vediamo Prometheus. Giusto perché siamo a tempo con Assassin's Creed. Cioè in pratica sei una freccia verde con anche la spada da samurai. Non mi dire, aspetta. Non ho capito cosa fa. Sembra una sorta di balletto. Lo schianto non è male. Però il lancio delle frecce lo so, un po' banale. Non mi piace. No. Questo è una brutta copia di freccia verde. Vabbè, andiamo avanti e ci vediamo Rain. Ok, vola. Bella questa voltischio. Oh, vediamo se riusciamo a ammazzare qualcuno. Dai. Ok, anche tu c'hai. Questa è bella come personaggio, esteticamente è molto bella. C'è una maglietta fantastica, ragazza. Ok. Ah, c'ha la super forza, vai. Sì. Abbiamo detto che vola. Lo schianto. Oh, aspetta, fa lo schianto col pallone. Ah, era Atomo che c'ha. Atomo, perché non ti sposti? Ci ha fatto credere che chissà che cosa. Che cavolo stava sotto, invece niente. No, non fa niente. Vabbè. Andiamo avanti e ci vediamo Vandal Savage. Oh. C'è una bella asta. L'attacco va bene. Ok. Ah, ecco, vedi. Però il flusso, cioè, è sempre uguale. No, questo si deforma un pochettino di meno. No, forse si deforma allo stesso modo. Perché fate le cose sempre uguali, però? Per dare un po' più di personalità anche ai personaggi. Vediamo se riesco a fargli lanciare qualcosa.
Vabbè, sì. Non voli? No, non vola. Ok, andiamo avanti e ci vediamo. Vigilant. C'è la pistola, sì. Ok, vediamo se riusciamo a fargli fare qualcosa. Se non sbaglio, prima la mossa era in aria, che si lanciavano e sparavano. Questi invece fanno una mossa diversa, Ok, anche lui c'ha come Batman. Però ok, fa la mossa così. Molto bello esteticamente, da scopiazzare nel caso in cui dovessimo creare il personaggio. Però andiamo avanti e ci vediamo. Zoom! Zoom! Bello! Oh, cavolo! Questo è bello, ragazzi. In pratica questa... questo è bello. Questo è bello. Vabbè, giustamente mi dici, vabbè, tu sei un fan di Flash, allora è normale che ti piace. Però no, guardate qua, guardate qua. Questa è diversa, per esempio, guardate. Perché lo fa in maniera diversa rispetto a Flash, quindi è personale. Non mi piace il fatto che schizza così. Sì, come Flash, come Flash, però... la mossa che fanno così è diversa, però, Oh, aspetta, aspetta. Ah, se non gli faccio completare la cosa... passami l'amministratore delegato. Aspetta, Vabbè, bel personaggio, questo mi piace, e anche tanto. A questo punto ci vediamo Deadman. Questo vola, infatti, avevamo dubbi. Anche veloce, ok. Mi sembra un po' il conte Dracula. Ok. Ah, ti avvicino, spari niente. Ok. Non è male, questa è nuova. Vediamo se riusciamo a fa... ah, ok, scompari, vai, bello. Quindi pare che vuol dire che se tengo premuto... fai una sorta di super mossa. Avvitata, non male, non male. Vediamo se gli facciamo fare la super mossa. Ok, bello, a doppio rimbalzo, vai, alla grande. Oh, cavolo. Non male, non male, mi piace questo personaggio. Non come gli altri, però bel personaggio. Vediamo se riesco a fargli fare anche quest'altro. No, non colpisce niente. Neanche da questa parte. Ok, andiamo avanti e ci vediamo. Il mercato come va? Male. Ci guardiamo Constantine, vabbè. Constantine, voglio vedere che cosa fai. Stupiscimi. Non credo che mi stupirai. Ok. No, non mi stupisce questa cosa, Ok. Questa però rimane uguale come forma. Sì. Questi personaggi qua, io vi dico la verità, non li metterei. Perché non mi dice veramente niente di che. Vabbè, andiamo avanti e ci vediamo. Spettro. Bello. Vola, questo lo sapevamo già. Vabbè, la base di volo ormai la conosciamo benissimo. È sempre la stessa, è sempre uguale. Ok, lo sparo ce l'ha. Ah, ma non fai niente. No, però. Lo schianto forse è più potente degli altri. No, è solo un'impressione. Fammi fare la super mossa un attimo. Sempre a rimbalzo. Vabbè, non fa niente. Ok. No, allora vi dico la verità, leggendo sto personaggio avrei detto wow, secondo me questo deve essere fantastico. E invece non mi ha deluso, cioè non mi ha entusiasmato più di tanto. Vabbè, andiamo avanti. Oh, diventi grosso. Ok. Quindi a questo punto vuol dire che mi diventerai anche piccolino. No? Cioè facciamo farlo diventare piccolino? Ok. No. Vediamo poi ce la facciamo. No. No, diventa soltanto... no, più piccolo non diventa. Vabbè, dai, non fa niente. Andiamo avanti e ci vediamo Zatanna. Bello. Hai una bella Miz. Però... ah, fai anche Laura. Laurea, ok, vai. Questa è uguale a quella degli altri. Il problema è che quando è così non si vede poi il personaggio all'interno. Schianto. Non lo so, per adesso non sono tanto soddisfatto. Zatanna non mi piace tanto, Però fa parte comunque
nella Justice League. E forse la devono mettere per forza. Ok, a questo punto ci vediamo. Etrigan. Allora, questo è... questo è bello però, veramente. Oh, questo è bello, però. Oh, lo sapevo, questo è bello esteticamente, ma se no non farà niente, vedete? Fa il balzo come Hulk. Ok. Però non prende. No, niente. Un bel personaggio esteticamente, l'hanno fatto veramente bene. C'ha il raggio attraverso gli occhi. Ok. Ah, e fa la mossa. Ok. Se tengo premuto fa questo. Se invece tengo... ok, e così almeno la super forza ce l'hai. Vabbè, ma è normale che c'è la super forza. È enorme. Bel personaggio esteticamente. Non male, direi. Però non c'ha molte abilità. Ultimo personaggio, abbiamo Swiftfang. Ok, fammi vedere. Anche lui c'ha la super mossa. Ok. Che fa, mi annusa? Caccia le... che figata. Allora, colpisce sicuramente. Farà sicuramente anche il balzo. Ok. Perfetto. Però dai, non male, ma esteticamente vi dico la verità, mi piace molto di più. Facendo una classifica, Etrigan sicuramente perché è la novità, ma per me il più bello resta sicuramente Flash. Ok ragazzi, penso di avervi fatto comunque una cosa gradita. Naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un giù, un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo nel prossimo video, bye.